Allora io vorrei chiedere qualcosa su questo film che abbiamo visto. Questo film secondo te è stato, comunque per il tuo lavoro, per il tuo mestiere, non voglio parlare di carriera, una sorta di ulteriore trampolino e spartiacque, questo che è stato appena visto, e i confronti del tuo rapporto con l'estero e anche nell'essere riconosciuto evidentemente come autore inventivo che veniva da un cinema, sì, dei vari Freda, Fulci, Bava, che adesso Tarantino nomina e continua a nominare, però un autore totalmente innovativo in anni in cui il cinema stesso cominciava un po' a declinare come incassi in Italia e aveva dei problemi. Che esperienza è stata questa che abbiamo appena visto, questo film che abbiamo appena visto qui in Alpe d'Huez? È stata un'esperienza importante per me. A parte i risultati, che questi sono anche, bisogna tenerne conto, perché il film ha avuto veramente una grande risonanza in tutto il mondo, e è il mio film più famoso all'estero, mentre in Italia il più famoso è Profondo Rosso. Io me ne sono anche chiesto perché in Italia Profondo Rosso e all'estero Suspiria. Poi ho cominciato a capire, forse, perché Profondo Rosso è un po' è legato un po' a certi vizi italiani, a certe cose italiane, per cui gli italiani si sono riconosciuti anche. Invece Suspiria è proprio la fantasia assoluta, la pazzia, l'invenzione, tutta una serie di invenzioni che... Per esempio io il film pensai che tutto l'inizio del film doveva essere un crescendo fino a, proprio al parossismo. E così l'ho pensato, da quando lei arriva all'aeroporto, e poi c'è questo brano spaventoso e poi va a casa, insomma, è tutto un crescendo fino a proprio alla pazzia proprio. E questa è stata una sfida che mi sono dato e che penso di aver vinto. E poi, vabbè, il film è tutto inventato, tutto strano, tutto bizzarro, appunto queste sono state le cose che hanno portato al successo nel mondo, in Giappone. Pensate che in Giappone uscì Suspiria e lo prese la Sony, e la prima la fece in un piccolo stadio, non grandissimo, e circondò tutti gli altoparlanti in questo stadio e quindi c'era una specie di stereo assurdo, veramente era impressionante, e in Giappone è un successo enorme, e tanto che non era ancora stato proiettato Profondo Rosso, e Profondo Rosso fu proiettato con il titolo Suspiria 2, che non c'entrava niente. Meno uno, magari. Meno uno. Sì, Suspiria 2. Però, insomma, per dire che come il cinema è tanto strano. Sì. In Francia, mi ricordo che la prima di Suspiria lo fecero in un grandissimo cinema che si chiamava Le Grand Rex. Questo bellissimo cinema, c'erano tutti i ragazzi giovani un po' scervellati pure, che cominciavano si erano portati dei botti, e quindi ogni tanto i botti c'erano durante il film, tutti aiuto, attentati, invece erano botti. Un'interazione tra pubblico e schermo che vi sconsiglio oggi eventualmente di applicare, perché è un bene culturale insopprimibile.